Good morning Genova, ben ritrovate, ben ritrovati. Ci troviamo a Pra, sta partendo in questo momento il corteo dei comitati del Ponente. No, a progetti di espansione portuale, no, ai cassoni al sesto modulo del porto di Pra e a qualsiasi attività di cantiere nel cosiddetto dentino del sesto modulo di Pra. Questa è una manifestazione che era stata concordata anche un paio di settimane fa nel corso di un'assemblea pubblica che si era svolta proprio a Pra, e oggi sono scesi in piazza centinaia di persone come era preventivato che succedesse. Da Pra ci sarà questo corteo che sta partendo in questo momento, il concentramento era organizzato per le 10 davanti alla stazione di Pra, si raggiungerà poi la delegazione di Pegli in mattinata. Questa è una manifestazione che è un po' il proseguimento di quella che era andata in scena lo scorso 25 marzo, che aveva visto in realtà una partecipazione veramente importante di oltre 5.000 persone. Adesso si sta dando un po' la conta, ma sembra che ci sia un po' meno gente. Per quanto riguarda le motivazioni, appunto, che hanno spinto ancora una volta i comitati del Ponente, che raggruppa, diciamo, tantissimi comitati e associazioni, ma tra l'altro sono scesi in piazza anche, vabbè, cittadini comuni, partiti politici, c'è ovviamente quella dell'espansione portuale. Il sindaco ha assicurato che i cassoni per la realizzazione della diga, sulla quale peraltro pendono due ricorsi, si faranno a vado ligure, ma questo ovviamente non è stato sufficiente a placare gli animi, perché poi insomma i comitati denunciano anche che ci sono attualmente operazioni di cantiere per le lavorazioni diversi tipi di lavorazioni inerenti proprio al sesto modulo, e in particolare al dentino, l'espansione di questo dentino sul sesto modulo. I cittadini chiedono soprattutto chiarezza rispetto a quello che si intende fare sul Ponente, maggiore partecipazione e soprattutto essere, come dire, interpellati dall'amministrazione, una cosa per la quale finora non si è ancora ottenuta risposta, e soprattutto insomma un'attenzione da parte dell'amministrazione. Avete sentito dal megafono, insomma le ragioni sono quelle, ovviamente la rivendicazione del fatto che qui il Ponente di Genova è considerato una servitù industriale, non da oggi ovviamente, e logistica portuale e per tutte le delegazioni del Ponente in realtà. Si è parlato per quanto riguarda il sesto modulo di attività accessorie, ma non c'è stata, diciamo, un chiarimento, non è stato specificato quale tipo di attività alla fine dovrebbe poi diciamo attivarsi sul sesto modulo. A preoccupare i cittadini il fatto poi che il sindaco Bucci sia stato recentemente nominato commissario per la nuova diga, che è un'opera che assorbe i maggiori fondi del PNRR. Oggi si manifesta non solo per l'espansione portuale, per i rischi legati appunto a questo tema, ma anche per altre battaglie storiche, diciamo, del Ponente, tra cui i cantieri per la gronda, l'espansione appunto tra portuale San Pier d'Arena e Voltri, lo sversamento dei fanghi in mare, la salvaguardia delle spiagge. Sono tanti i temi per i quali i cittadini sono scesi in piazza. È partito appunto, come diciamo, un'apertura di collegamento da poco il corteo qui da Pra, con tantissimi comitati. Adesso il corteo è aperto dalla sessione del comitato per il bene comune. Il Ponente non si tocca. Serena Strogovic in diretta per Good Morning Genova. Ti chiedo per il comitato per il bene comune. Allora, le ragioni le conosciamo, non c'è stato ancora, possiamo dire, un confronto con il sindaco. Secondo te i giochi sono già fatti, ma oggi insomma la partecipazione è comunque importante. Allora, io credo che per quanto riguarda noi i giochi non siano ancora fatti, combatteremo fino alla morte. Tanto l'alternativa è la morte che ci vogliono dare vendendo il nostro territorio all'ennesima servitù. E non è stato fatto niente, giravano voci ultimamente per demotivare le persone che
avessimo scampato la questione dei cassoni, ma il sito di Pra è ancora a tutti gli effetti sito utilizzabile per qualsiasi forma di cantiere rispetto alla costruzione della diga e quant'altro. Quindi è stata solo una grossa presa per i fondelli. Il sindaco, come sua modalità, si è sempre negato a un confronto con i cittadini e quindi noi siamo abbandonati. Il Ponente non ha un sindaco, sì che per il sindaco Genova non, Ponente non fa parte di Genova, ma ahimè, se guardasse bene le cartine dovrebbe rendersi conto del contrario. Per quanto riguarda i cassoni, in realtà il sindaco ha assicurato che verranno realizzati esclusivamente a Vado, lamentandosi anche del fatto che sarà una spesa ulteriore poi il trasporto. Quindi insomma, da questo punto di vista in realtà rassicurazioni dovrebbero essere arrivate. Assolutamente no, in quanto ribadisco, le rassicurazioni sono i documenti scritti e nei documenti scritti per il sesto modulo rimangono il sito per i cassoni. Grazie. La gente come noi non vale mai. La gente come noi. Comitato Begli Comune in piazza insieme ad altri comitati oggi per ribadire, insomma, basta servitù a Ponente. Allora, io penso anche tanto al futuro dei nostri figli. Cosa gli lasciamo? Per il bene comune lotto anche per questo. Noi cassoni abbasso la schiavitù. Fabio Dolia, anche tu oggi in piazza per ribadire il fatto che il Ponente non ha, come dire, non ha avuto un ascolto, ma è una cosa, diciamo, che risale da tanti anni, tanti decenni in realtà, da parte dell'amministrazione, però la gente in piazza c'è. Assolutamente sì, spero che si capisca che siamo stufi di servitù, meritiamo rispetto, meritiamo di essere ascoltati e vorremmo purtroppo non più avere quello che ci è stato tolto, ma almeno mantenere quello che abbiamo adesso. Grazie, quindi come avete sentito è proprio anche il discorso, il tema dell'interlocuzione, ed è una cosa che non scopriamo adesso, insomma, che manca tra il territorio e l'amministrazione. Comitato Lido di Pegli, possiamo, ecco, chiediamo anche voi ovviamente in piazza oggi per manifestare, per chiedere, insomma, lo stop alle servitù del Ponente. Certamente noi siamo stufi di essere considerati il luogo dove mettere tutto ciò che non si sa dove mettere. La servitù è destinata comunque ad essere per noi un grande problema, quella prevista attualmente sarebbe la costruzione dei massi guardiani. Nella zona. Siamo del sesto modulo. Parliamo del sesto modulo sul Lido di Pegli e sulla zona di Pra. E questo significa che non siamo tutelati rispetto a un problema di ambiente e di inquinamento, quindi la nostra salute, la salute dei bambini, di tutte le attività che incidono sul Lido, ad esempio, dalle scuole alla piastra ambulatoriale, alla palestra, la chiesa di Sant'Antonio, che è una parrocchia molto vivace, insomma, sicuramente sono interessate da questo inquinamento e lì gira buona parte delle persone che abitano il Ponente. Quindi, in relazione a queste elaborazioni, diciamo, il pericolo che viene da più parti sottolineato è il fatto poi che ci sarà anche movimentazione della terra e quindi altri mezzi pesanti sulle strade, questa è un'altra criticità che denunciate anche a livello, insomma, di inquinamento atmosferico. Non solo di inquinamento, a parte il rumore, poi c'è anche un problema legato al fatto che dovrebbero interessare la zona del Lido due o tre cantieri diversi, compreso l'ex Martinex che deve essere ristrutturato, quindi ci sarà il problema dello smaltimento dell'amianto, ci sono appunto le betoniere previste che poi dovranno girare lungo l'Aurelia, poi c'è il problema comunque delle autostrade che sono sempre intasate, quindi molti camion passano sull'Aurelia. Insomma, diciamo che non ci facciamo mancare niente, poi dovrebbe partire anche il cantiere del Porticciolo, cioè noi saremo bloccati in piazza Lido. Sì, ma diciamo che il tema delle servitù a Ponente non è una cosa che interessa esclusivamente questa amministrazione, purtroppo è una storia che dagli anni 50 in avanti, no? È una cosa che ha interessato il territorio, come mai secondo lei? Ma perché sicuramente i cittadini a suo tempo... Soliti interessi di pochi, questo l'hanno fatto per il signor Agnelli e ce l'hanno piazzato qua davanti, parliamo del porto. Sì, sì, sì. Sì, diciamo che insomma noi siamo cittadini purtroppo sottoposti a pressioni politiche e quindi una volta forse si pensava che aumentando le attività industriali o portuali questo desse più lavoro ai cittadini genovesi,
abbiamo visto che comunque sì, sicuramente il lavoro viene dato, cioè, però insomma non è risolutivo, mentre invece è risolutiva la malattia che comporta avere certi tipi di attività qui sul litorale. Ed è anche brutto il fatto, insomma, che poi alla fine si contrapponga sempre il lavoro alla salute, anche questo tema. Eh certo, allora nessuno rinuncia cioè, all'idea di poter avere delle opportunità di lavoro maggiori, soprattutto per i nostri ragazzi, ma se questo comporta d'altro canto ammalarci, non so, uno mi deve dire da che parte dobbiamo girarci. Che storia, grazie, grazie, grazie. Allora, stiamo percorrendo un po' a ritroso il corteo che è partito da poco da Pra, centinaia di persone in piazza, i comitati, i cittadini, associazioni ambientaliste, anche diciamo comitati non solamente del Ponente, ma hanno aderito anche altri comitati, per esempio della Val Bisagno e di tutto il territorio genovese, per portare solidarietà rispetto a questi temi che sono un po' temi di tutti in realtà. Abbiamo sentito la voce di alcuni rappresentanti di questi comitati rispetto al fatto, insomma, che il Ponente è, come dire, un territorio bistrattato non da oggi e sempre sede, diciamo, di tutte le servitù industriali, portuali, logistiche del territorio genovese. Manifestazione assolutamente tranquilla, pacifica, tanti bambini. Rispetto alla volta scorsa, rispetto al marzo scorso, forse c'è meno gente. Però insomma ovviamente la voce del territorio è assolutamente rappresentata. Abbiamo qui il comitato di Voltri, siamo in diretta per Good Morning Genova, anche voi in piazza per difendere il territorio oggi. Sì, sicuramente, anche perché noi nell'ultimo incontro che avevamo avuto con il governatore Toti ci aveva detto che ci sentiamo sempre figli di un Dio minore, e se facciamo confronto tra quello che è stata la realtà diciamo del passato con le spiagge che avevamo qui davanti e quello che ci troviamo adesso, non penso proprio che questa affermazione possa essere ritenuta vera, oggettiva. Grazie. Prego. Avete sentito, definiti figli di un minore, sentiamo invece il Comitato Lungomare Canepa, anche voi in piazza oggi. Salve a tutti, buongiorno, siamo qui per il Ponente, per tutto il Ponente, da San Pedro Arena, posto da cui arriviamo e in cui chiediamo benessere, salute, bellezza e sicurezza, quindi anche il nostro no ai depositi chimici continua e l'unione del Ponente è fondamentale, perché alla fine il Ponente è unito nel dire sì, perché poi non siamo i comitati del no, vorremmo solo più rispetto e vivibilità. Anche perché per quanto riguarda San Pietro d'Arena i temi sono appunto lo spostamento da Multedo dei depositi chimici da un lato e l'espansione portuale anche su questo. Esatto, noi ovviamente non siamo in disaccordo sull'espansione portuale che può portare lavoro, ma un'espansione che sia comunque conciliante con la vita dei cittadini. In questo momento siamo preoccupati perché troppe sono le servitù che ci stanno comunque addosso, diciamolo proprio chiaramente, e non vediamo però dei benefici, delle riqualificazioni. E lo ricordiamo anche la copertura di Lungomare Canepa è stata negata e la cittadinanza tuttora non riesce a vivere in questa situazione, quindi noi chiediamo benessere e attenzione e ascolto, che purtroppo si è fermato, quindi l'istituzione dovrebbe ritornare a parlare con i cittadini e a risolvere i problemi. Ma secondo lei, dal suo punto di vista, non c'è questa interlocuzione tra l'amministrazione e, insomma, la base, il territorio, anche a livello, insomma, di municipio, non solamente, diciamo, di comitati e cittadini? Ce lo siamo chiesti anche noi e forse gli interessi politici sono troppo lontani da quelli cittadini, o quantomeno si allontanano facendo dei progetti che non sono voluti dalla popolazione, quindi magari dicono di ascoltare ma fanno delle cose che non sono richieste, e quindi il nostro invito è di fare quello che richiede la popolazione, che sono cose comunque che darebbero vantaggio a tutti. E francamente, ecco, il sindaco Vucci ha smesso di parlare con noi da qualche anno e a noi dispiace, perché noi abbiamo creduto alle promesse e vorremmo che queste diventassero realtà. Grazie, grazie. Sì, in effetti c'è stata anche una
come ho detto in apertura di collegamento, c'è stata un'assemblea un paio di settimane fa proprio a Pra, alla quale erano invitati anche consiglieri del, come dire, dell'amministrazione, ma non si è presentato nessuno. Allora, il corteo sta proseguendo di buon passo, siamo ancora, diciamo, tra Pra e Pegli. Stiamo documentando, c'è anche la presenza, come vediamo, di politici di ovviamente tutti di opposizione, ci sono il Partito Democratico, Azione e diciamo tutti il Movimento 5 Stelle, la lista Rossoverdi e lista Sansa, insomma sono, diciamo, rappresentati tutti i partiti di opposizione che sono venuti a dare man forte ai cittadini oggi nell'ambito di questa protesta che era stata organizzata da tempo si organizzava, diciamo, questa seconda battuta rispetto a quanto era stato fatto marzo scorso, e la data era uscita solamente un paio di settimane fa, la data di oggi. Comitato Fronte Comune Ligure, che è, diciamo, è stato costituito in realtà da pochissimo, no? per la salute, insieme per la salute e la sanità, è stato costituito in questi giorni. Pericoli, diciamo, anche per quanto riguarda la salute pubblica rispetto a certe lavorazioni. Esattamente, qua queste lavorazioni possono avere un brutto impatto sulla popolazione, perché sarà una servitù che già Voltri è molto, molte servitù a Voltri, quindi l'impatto sulla salute, il traffico, i cantieri, i tir, la popolazione non ne può più. Poi, diciamo, la diga in generale ha un impatto sull'ecosistema, è stato dimostrato da vari scienziati biologi marini che la Liguria è molto delicata e impatta sull'ecosistema e clima in generale del Mediterraneo e il resto diciamo, dell'Europa. Quindi queste valutazioni non sono state fatte durante il progetto della diga, quindi è proprio una cosa da rifare, non va bene. Grazie, grazie. Anche l'Associazione Medici per l'Ambiente in piazza oggi con Valerio Gennaro, al quale chiediamo un'opinione rispetto a questo, perché senza fare terrorismo però possiamo dire che le lavorazioni diciamo, portuali, c'è un'incidenza maggiore magari di alcune malattie in certi territori che sono quelli più a contatto con certi tipi di lavorazioni, questo possiamo dirlo? Ma io direi che possiamo dire di più, cioè che abbiamo un eccesso complessivo di mortalità e, se potessimo misurare, anche di malattie, ricoveri e quant'altro, che vanno al di là di una causa puntuale. Quindi io direi che un'offerta che facciamo da molti anni all'amministrazione e anche ai cittadini, quella di creare dei momenti di studio vero, obiettivo, scientifico, quindi bipartisan, sulle cause, sul perché il ponente ha degli eccessi di mortalità regolari ormai da anni, che sono appunto quelli di Pra ad esempio, ma anche la Valpolcevera purtroppo sta soffrendo, anche Sestri, quindi abbiamo delle zone di criticità sanitaria, quindi sulla popolazione, che sono in parte dovute al lavoro, in parte dovuto al tipo di ambiente, sostanzialmente in parte anche a livelli socio-economici, ma dobbiamo risolverli. Quindi alla fine è questo il nocciolo, cioè cercare di prendere per le corna il problema che è la salute di tutti, a prescindere che sia sinistra o destra, cioè è un discorso universale il discorso della salute di tutti, e il ponente veramente grida giustizia e verità prima di tutto, ovviamente, perché la salute è un bene appunto collettivo che dobbiamo assolutamente, dobbiamo parlarne di più, senza parlare solo di un punto, di un fattore che sicuramente, come diceva lei, è importante come quello dell'attività portuale. Grazie, grazie Valerio Gennaro. Riprendiamo la marcia insieme ai comitati, insieme ai cittadini, insieme ai residenti del Ponente che sono scesi in piazza in gran numero oggi, centinaia di persone sicuramente in piazza da questa mattina, c'è stato un concentramento a partire dalle ore 10 davanti alla stazione di Genova Pra, il percorso è più o meno lo stesso di quello di marzo scorso, ci si fermerà probabilmente poi all'imbocco di Pegli. Comitato Pegli Bene Comune, un'altra rappresentante che ci racconta un attimo quali sono le criticità maggiori per le quali poi la gente oggi ha deciso di nuovo di scendere in piazza rispetto ovviamente a possiamo dire mancato ascolto da parte dell'amministrazione. Sì, allora innanzitutto le nostre preoccupazioni sono legate ancora al discorso
della possibilità di della costruzione dei cassoni, in quanto Pra rimane uno dei siti, anzi probabilmente ad oggi è l'unico sito autorizzato per la realizzazione dei cassoni. Quindi su carta non c'è nessun documento ufficiale che scongiuri totalmente la possibilità di costruire i cassoni in questa... Nonostante il sindaco abbia smentito questa ipotesi. A parole si dice che si faranno a Vado, però sulla documentazione che si trova anche in rete, andando un pochino a cercare, il sito di Pra è ancora tra i siti che possono ospitare questo tipo di servitù. E quello che sappiamo ad oggi è che in ogni caso questa zona verrà utilizzata come stoccaggio di massi guardiani e come cantiere logistico della realizzazione appunto della nuova diga. Quindi per una serie di anni avremo ancora questa servitù. E c'era stato promesso già da tanto tempo il prolungamento della ciclo pedonale fino alla chiusura, diciamo, del sesto modulo. Anche un'area picnic insieme. E anche un'area picnic, insomma, tutto quello che di carino che poteva sorgere da questa proposta di riqualificazione. Invece ad oggi ci troviamo con di fronte chissà quanti anni ancora di betoline che passano, inquinamento ulteriore, e quindi la nostra preoccupazione è legata a questo. Poi ci sono tanti altri temi nel ponente, abbiamo tutta la faccenda dei fanghi per il riempimento del canale dell'aeroporto, e abbiamo a Multedo i depositi chimici che sembra sempre che debbano essere spostati, ma sono sempre lì. Questa è una questione che si protrae da tantissimi anni, io non ho neanche 40 anni, ma mi ricordo che ero bambina, si sentiva parlare dello spostamento di Carmagnani e Superba, quindi ormai non siamo più disponibili ad accettare proroghe a questa cosa che deve essere fatta nel più veloce tempo possibile, perché finché non succede un incidente, qualcosa di molto grave, irreparabile, pare che il fatto che questa convivenza con le case a 5 metri, con le finestre delle persone a 5 metri dai depositi sia una cosa normale, ma non è normale. In nessun altro posto nel mondo sarebbe normale avere una realtà come Carmagnani e Superba così vicino alle abitazioni. Ma il fatto del concentramento di tante servitù, non solo una solo fitta di territorio, è un tema, ma ovviamente non è un tema recente, è una cosa che, insomma, che si protrae da tanti anni. Come mai non si riesce, secondo il tuo punto di vista, a invertire un po' questo trend? Purtroppo subiamo delle scelte che sono state fatte quando probabilmente noi eravamo dei bambini o forse non eravamo neanche ancora nati. Però questo non vuol dire che dobbiamo continuamente accettare e passivamente accettare che questa parte di Genova venga trattata in modo diverso rispetto ad un'altra. Non è vero che non ci sono due pesi e due misure, lo vediamo perché nella parte di Levante c'è una continua riqualificazione con i waterfront e tutti i progetti molto belli, per cui noi siamo felici, ecco, non siamo invidiosi, non vorremmo che venisse devastata un'ulteriore parte di territorio, però io sono convinta, ma penso tutti, che qualora dovesse spuntare un progetto a Quinto o a Nervi, nascerebbero tutti i comitati del no, quelli che vengono definiti i comitati del no. Noi siamo arrabbiati perché continuano a venirci a pestare i piedi a casa nostra, ciascuno di noi nel momento in cui si sente pestare i piedi reagisce. Chi non reagisce perché in quel momento nessuno gli pesta i piedi. E quindi il fatto che ci venga attribuito il ruolo di comitati sempre per il no, sempre contro, è dettato dal fatto che continuamente ci vengono presentati dei progetti che sono allarmanti e che ci mettono in allarme appunto rispetto alla nostra salute, al nostro territorio, al valore anche delle nostre case, perché dimentichiamoci che il ponente ha subito una svalutazione incredibile delle proprie abitazioni in seguito all'inserimento di tutte queste servitù, e chi deve comprare casa non la viene a comprare davanti a un cantiere o dove sa che ci sarà un autoparco piuttosto che un altro tipo di servitù sicuramente non degna di apprezzamento dal punto di vista turistico, o comunque non parliamo di qualcosa che possa riqualificare quello che abbiamo, e abbiamo tanto nel ponente perché ci sono le ville, cioè abbiamo delle spiagge meravigliose, quindi potremmo davvero invertire il senso di marcia. Siamo stufi di dover continuare a soccombere a questa piega che ormai si è presa anni fa, che il ponente è la zona così sacrificabile di Genova. No, non ci stiamo più. Chiarissimo, ti faccio un'ultimissima domanda rispetto al fatto che l'anno prossimo sarà approvato il piano regolatore portuale. Che cosa chiede il ponente per il porto? Intanto chiediamo di essere seduti ad un tavolo con le autorità che prenderanno queste decisioni, perché saranno decisioni che avranno un impatto sulle nostre vite, e chiediamo che vengano fatti
delle valutazioni reali di quelli che sono le movimentazioni e quindi di sfruttare prima di fare nuove opere quello che abbiamo al 100%. Genova è una città fragile con tutta una serie di infrastrutture che non sono, come dire, adatte al traffico che vogliamo ospitare, pertanto prima di andare a fare nuove servitù, nuove cose che possono comunque avere un effetto negativo su di noi, chiediamo di ottimizzare quello che già realmente abbiamo e di valutare l'impatto che le loro scelte possono avere su di noi. Quindi se da Singapore ci sono delle richieste di aumento di traffici, qui diciamo sì, ma noi abbiamo le case qui davanti, cosa facciamo? Non è possibile convivere con un porto in questo modo, l'equilibrio è sempre molto sottile, molto delicato, pertanto ogni qualvolta ci sia una nuova variabile, siamo ovviamente tutti in piazza e tutti in allerta. Questo sarà così finché avremo un po' di respiro nei nostri polmoni. Grazie, chiarissima, grazie chiarissima alla rappresentante del Comitato Pegli Bene Comune, Pegli, delegazione alla quale ci stiamo rapidamente avvicinando adesso. E stiamo adesso ripercorrendo. Ecco, c'è anche il Comitato di Palmaro. Basta servitù, vogliamo respirare. Servitù, ne sappiamo quali sono, insomma. Sappiamo, sono l'allargamento di questa diga che è devastante e tutti i progetti che stanno veramente rovinando quel poco che ci è rimasto ancora. A Palmaro non è stata fatta nessuna opera di recupero, così per venire incontro alla cittadinanza e noi siamo veramente arrabbiati, molto arrabbiati. Grazie. Io le dico che per me nella mia età è la seconda volta che faccio questo. Sono convinta e continuerò a farlo finché posso. Grazie. Una parola anche a lei, del Comitato? Sì, siamo del Comitato Palmaro e da anni chiediamo una riqualificazione del nostro quartiere che non ha avuto nulla. Noi abbiamo le servitù più gravose, ferrovia, porto, autostrada, siamo stufi. I nostri appartamenti non valgono più nulla. Noi siamo rimasti attaccati al territorio perché ci teniamo alle nostre origini e in cambio continuiamo a ricevere, me lo lasci passare il termine, porcate. Grazie, certo, il tema anche della svalutazione immobiliare è molto importante per il territorio. E questa è una cosa che abbiamo riscontrato e che vediamo un po' in tutte le aree, i territori dove vengono poi piazzate certe servitù. Quindi non solamente il Ponente, adesso si parla per esempio della funivia, che è un'altra opera per la quale i cittadini invece della zona del Lagaccio, di Sant'Eodoro, di Granarolo temono ovviamente per quanto riguarda il valore dei propri appartamenti, quindi questo è sicuramente un altro tema molto importante. Allora, torniamo rapidamente, proviamo a tornare in cima, in testa al corteo, provando a sentire ancora qualche voce di cittadini, di residenti, dei comitati, di chi ha scelto questa mattina, questa devo dire mattinata abbastanza soleggiata, di scendere in piazza e andare a protestare a una voce sola per chiedere maggiore considerazione, rispetto e un trattamento diverso per il Ponente di Genova. Da San Pierdarena alla Valpolcevera, passando per Pegli, Pra e Voltri. Un corteo molto ben organizzato, devo dire, tranquillo, pacifico anche il servizio d'ordine qualora ce ne fosse bisogno, ma non ce n'è bisogno, centinaia di persone in piazza anche questa mattina, un segnale molto forte anche all'amministrazione rispetto a questi temi che, come dire, non sono esclusivamente quelli che abbiamo visto, che sono maggiormente sentiti, che sono quelli relativi all'espansione portuale e alle lavorazioni al sesto modulo, che è proprio qui davanti a Lido di Pegli, ma anche, diciamo, tutte le tematiche ormai, diciamo, storiche per il benessere del territorio del Ponente di Genova.
anche l'associazione di Villa Banfi in piazza, Villa Banfi che è qui vicino, ecco sì, anche l'associazione di Villa Banfi per portare, insomma, per dare manforte, no, ai comitati, ai cittadini, ai residenti del Ponente. Certo, per dar manforte e per augurare ai nostri figli, visto che ci sono tanti bambini che frequentano questa scuola, un futuro migliore, visto che i cassoni verranno costruiti proprio davanti alla loro scuola, provocando un sacco di inquinamento. E perché sono dell'idea che dobbiamo fare un passo indietro, non un passo avanti, continuare a portare nuove cose. Dobbiamo tutti fare un passo indietro, quindi l'ampliamento del porto non va verso un futuro sostenibile, secondo me. Grazie, grazie. Sì, da Maria Voggio sentiamo per Comitato Estremo Ponente di Voltri. Siamo felici, felici di essere qua, la pelle non ce la prenderanno mai, 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 mai. Allora, tu sei, come dire, comitato storico, no? Comitato storico del... No, proprio storico adesso. Sì. Perché lo vedi? Estremo Ponente. Estremo Ponente Voltri. E il simbolo è della barca del Duca degli Abruzzi, del Club della Vela, prima regata storica che l'ha anche vinta. Più di così, siamo vecchi. Okay, quali sono le principali servitù contro le quali si batte il territorio? Basta che tu faccia una panoramica qui davanti e falla subito, oppure se vieni dall'altra parte, verso Ponente, c'è Voltri e Pra, che sono servitù complete, al massimo, al top. E poi torno a dire, vorrei sapere nella carta dei diritti degli oceani cos'è che ci hanno messo. Cominciamo da qui a salvare il nostro mare. Va bene. Questa manifestazione che segue un po' quella di marzo scorso, ma servono a qualcosa, perché, come dire, l'interlocuzione è sempre la stessa. È per nostra terapia della sindrome di NIMBY. Siamo tutti uniti e vogliamo che ci curino la sindrome di NIMBY. Qual è la cura? Toglici le servitù o almeno non aggiungerne altre. Questa è la nostra cura. Ringraziamo il signor sindaco, nonché Picciocchi, se ce lo può fare. Grazie. Signor sindaco, che è anche commissario per la diga. Anche per il tunnel. Non vogliamo che il prossimo comitato portuale, il prossimo piano regolatore portuale ci cada sulla testa senza poter dire niente, perché in porto e nel comitato portuale vengono solo rappresentati gli interessi dei tradizionalisti, spedizionieri e quelli che rappresentano gli enti locali che dovrebbero rappresentare i cittadini, in realtà rappresentano gli interessi portuali. Quindi i cittadini non sono per niente rappresentati nei comitati portuali e nelle sedi istituzionali dove si decide. Deciderà il loro futuro. Il regolatore portuale che verrà poi discusso l'anno prossimo. Che sarà discusso l'anno prossimo, esatto. Probabilmente, in Camera Caritatis, visto anche le iniziative estemporanee a cui assistiamo tutti i giorni, compresa l'ultima che ben sapete della visita a Singapore, senza coinvolgere né il municipio e né la cittadinanza. Questo è un tema sicuramente, cioè il mancato coinvolgimento del territorio nelle scelte strategiche che interessano il territorio. Questa, diciamo, è forse la colpa, diciamo, tra virgolette, maggiore che viene poi attribuita, no? Da parte dei comitati e dei cittadini. Fra l'altro il prossimo sarà un appuntamento importante, perché anche queste opere che saranno fatte qua sono opere che fra l'altro disattendono degli accordi che sono diventati carta straccia, che prevedevano dei confini al porto. E se tanto mi dà tanto, se con l'arroganza di chi comanda, che ha gli interessi, i cittadini l'unica arma che hanno è quella di scendere in piazza e continuare a scendere in piazza. È l'unica arma che hanno, sperando, perché da sperare c'è poco, vedendo se riescono a ottenere qualcosa, perché altrimenti poi Ponente e tutte le servitù le hanno messe da sta parte, tutte, anche Dulcis in fundo, l'ultima, che noi siamo accoglienti verso l'immigrazione, ma il prefetto ha deciso di aprire il centro di accoglienza e il municipio non ne sapeva niente. Questo è come viene trattata questa parte di territorio, che è il ricettacolo di tutte le cose che non si vogliono mettere a Levante, perché a Levante bisogna fare il giardino bello e qui è il waterfront. E qui la discarica di tutte le servitù. Grazie, c'è parecchio risentimento da parte dei cittadini del Ponente, una cosa che vi abbiamo già detto, insomma, non è una cosa di oggi, perché, come dire, il posizionamento delle maggiori servitù di carattere industriale, di carattere portuale, di carattere logistico, che hanno
permesso poi alla fine lo sviluppo del lavoro a Genova, lo sviluppo anche del territorio genovese, in realtà sono state tutte localizzate, o la maggior parte, localizzate nel territorio del ponente di Genova e della Valpolcevera anche. Allora, siamo di nuovo quasi in testa al corteo. Siamo quasi giunti a Pegli. Allora, siamo giunti quasi a Pegli con questo coro che accompagna la chiusura di questo corteo. Ci salutiamo e grazie per essere stati con noi in questa diretta.